Salve a tutti i miei utenti e bentornati a questo nuovo episodio delle vostre classi di prestigio. Allora, oggi parlo di una classe particolare. Non l'avevo letta a fondo e quando l'ho vista inizialmente a primo impatto pensavo che era forse un po' sbilanciata, nel senso che era sì un po' troppo forte, ma riflettendoci ci poteva stare. Mi è piaciuta e gli ho dato una chance. E sono qui per mostrarvela. Dal perfetto avventuriero abbiamo il Segugio. Il Segugio è una classe semplice, semplicissima. Si può definire un cacciatore di taglie, si può definire un avventuriero in cerca di lavoro, si può definire qualcuno che vuole fare del bene agli altri, in base a com'è questo Segugio. Il Segugio si occupa di ricercare delle persone per denaro. Perché per denaro? Dipende dall'allineamento, può essere per il bene, può essere per denaro, per la fama, ognuno ha il suo obiettivo. Ma il Segugio potenzia le capacità del personaggio proprio per la caccia, è una propria caccia. Anche se magari la preda non sa di essere preda, non sta fuggendo, il Segugio fa di tutto per trovarla e consegnarla alle autorità. Questo di solito. Cos'ha di bello questa classe? Che, diciamo, c'ha tanti modi di utilizzo, come porta anche esempio. Un Segugio buono, e nel peggiore dei casi, secondo me, un Segugio paladino potrebbe consegnare ogni, diciamo, malfattore solamente per il bene degli altri, senza neanche ricompensa. Un Segugio buono, ma non paladino, può consegnare, diciamo, quei malfattori per qualche piccola ricompensa, ma aiutare persone. Un Segugio neutrale può consegnare questi malfattori o ucciderli per riscuotere la taglia. Quindi gli altri ho detto che di solito non li uccidevano. Il neutrale già comincia a ucciderli. Quando ho letto il Segugio malvagio, poche volte il Segugio malvagio uccide i malfattori. Perché? Perché quei stessi malfattori potrebbero, tra virgolette, evadere dalla prigione. E il Segugio malvagio sarà lì ancora una volta, dopo che ha aiutato la loro evasione, per ricatturarli e riprendere un'altra volta la loro taglia, senza che nessuna delle due parti, né i malfattori, né la cittadinanza o chi paga, lo sappia. Tanti modi di giocare il Segugio. Il terzo forse è il più carino, anche se è proprio malvagio, tutti i sensi, perché Segugio. Anche dal disegno della povera preda, tra virgolette, Segugio è un buon combattente che può fare danni non letali per prendere il bersaglio vivo e che sa combattere, perché per diventare Segugio bisogna essere di una classe di combattenti. Infatti andiamo un po' a esaminarlo. Allora, i requisiti, ho detto classi combattenti, ma non solo. Perché ha requisiti di solito di chi combatte e sono particolari. Non nega accesso a nessun'altra classe. Attacco base 4, muoversi noiosamente, raccogliere informazioni e sopravvivenza, tutti i 4 gradi. Cioè tutte abilità su rintracciare qualcuno. I talenti, resistenza fisica e seguire tracce. Due talenti che molte volte, lo posso dire tranquillamente, nessuno prende. Nessuno prende, non solo per combattimento, quindi nessuno prende. Seguire tracce c'era il Ranger, e anche resistenza fisica, quindi più facile per un Ranger. Perché non la fa solo il Ranger? Perché sono capacità queste che si vanno a sommare a quello che serve al Segugio. Segugio inseguirà la vittima, sicuramente. Segugio spesso agirà da solo, perché è più abile nel muoversi furtivamente, o magari farà cose ritenute impossibili al bersaglio. Se il bersaglio si è arroccato in un castello, immaginate, cima a una scogliera, il Segugio non passerà dalla porta, scalerà la scogliera, perché lui può farlo. Il suo fisico è possente, è forte. Se il bersaglio fugge a cavallo, il Segugio non è il cavallo, poco importa, perché piano piano il Segugio supererà anche il cavallo. È più resistente, più forte. Sì, questa classe ha alcune capacità molto al di fuori, ovviamente, dei limiti
umani, umanoidi, come intendiamo. Però è un mondo fantasy, è una classe di prestigio, è l'elite dell'elite, quindi andiamo a spiegare cosa fa il Segugio. Allora, le capacità più forti sono semplicemente il dado vita, che è il dado da 10, l'attacco base è il massimo, e tiri salvezza che ha tempra riflessi al massimo. Quindi qualcosa di sopra al normale guerriero, al normale paladino, a tutte le classi combattenti. È un gradino sopra perché tiri salvezza un po' più alti. Tutto condito con i gradi d'abilità, che sono quelli del Ranger quasi. 6 più intelligenza e tanta bella scelta. Quindi su questi aspetti è da fare, assolutamente. Tralasciamo questo dettaglio. Lo tralasciamo perché il Segugio deve essere più forte del suo bersaglio. Deve avere a che fare con creature magari potenti e pericolose. Quindi andiamo a vedere questo Segugio cosa fa nello specifico. Allora, prende competenza ovviamente tutte le armi semplici da guerra e le armature leggere, quindi qui ci sono trattenuti. Al primo livello ha la capacità che lo distingue da tutte le altre classi. Si chiama obiettivo. Questo obiettivo, tra virgolette, lo prende più volte nei suoi livelli, va fino a 4. Vuol dire che a livello massimo, cioè il decimo, può avere 4 obiettivi che si studia. Semplicemente, fatti fare esempio, lui deve avere una dettagliata descrizione del suo obiettivo, un'immagine, o deve averlo visto. Se lo vede, lo può disegnare come obiettivo per la caccia. Se no, da queste informazioni ci vogliono 10 minuti in cui studia questa creatura con le poche informazioni, con le immagini. Ma guardate bene, scegliere un obiettivo non è che ogni volta che si va in giro si sceglie un obiettivo e lo si cattura. Scegliere un obiettivo è scritto molto bene, mi è piaciuto molto per questo. L'obiettivo va designato, deve essere qualcosa che deve essere ricercato, ci deve essere un motivo perché il Segugio lo designi e non può cambiarlo. Nel senso che l'obiettivo, il Segugio, deve riuscire a catturarlo e consegnare l'autorità, cioè deve chiudere, tra virgolette, la sua quest, il suo obiettivo. Altrimenti, se questo bersaglio sfugge o il Segugio si rende conto che non è alla sua portata e abbandona il lavoro, lui ha una penalità ai punti esperienza dovuta al lavoro fallito. E non ha un bonus ai punti esperienza per lavoro riuscito, è facoltativo, però ha penalità ai punti esperienza per il lavoro che ha abbandonato. E non può designare un nuovo obiettivo per un po' di tempo, ovviamente. Mi è piaciuta molto questa peculiarità, questo malus intrinseco all'obiettivo, perché veramente designare un obiettivo dà dei bonus assurdi, ovviamente. Diciamo che contro l'obiettivo, quindi contro quel bersaglio specifico, il Segugio attua un bonus a delle abilità che è pari al suo livello di classe, quindi devastante al decimo livello, più 10, tantissimo, ma piano piano salendo è. Ogni bonus è abbastanza alto. Le prove sono ascoltare, cercare, osservare, raccogliere informazioni e sopravvivenza. Sono anche parecchie. Non si può sfuggire al Segugio. Assolutamente, difficilissimo. Qui sta anche la parola del DM a mettere magari un bersaglio che sia ostico. Come già detto, questi bonus, come molte capacità che andrò ad elencarvi, si attuano solo all'obiettivo che si sceglie. Ecco perché ne aumentano gli obiettivi, che se magari devi attaccare e catturare una banda può prendere più membri, quelli magari più pericolosi insieme. Altrimenti immaginate che è solamente un combattente che ha parecchi livelli ma nessuna capacità, ha solamente i vari bonus di combattimento, i suoi oggetti, perché contro i non obiettivi non attua nulla, assolutamente nulla. Ecco perché mi è piaciuto. È potente e molto pericoloso per la sua preda, tra virgolette, per il suo obiettivo. Ma per gli altri è solo un comune combattente, con peculiari capacità. Andiamo a vedere le altre capacità. Sempre al primo livello prende Rapido Segugio. Con questa capacità può seguire tracce la sua velocità normale.
Quindi sì, è tutto molto incentrato sul seguire tracce, sul trovare informazioni e dà molto spunto a avventure particolari. Quindi diciamo che è una classe che consiglio per i bassi livelli di magia o per un basso livello di budget anche in monete d'oro e non su ovviamente campagne in larga scala. Cioè, ci può stare anche a livelli più alti, ma un Segugio che magari ricerca qualcuno in mezzo a una grande guerra o in mezzo a, che so, eventi catastrofici è un po' particolare. Ci può stare. Io lo vedo più come cacciatore in piccoli paesi o in grandi città o nei piani. Segugio planare. Potrebbe essere carino. Andiamo avanti. Secondo livello. Forza non letale. Semplicemente Segugio quando attacca può ignorare la penalità di meno 4 a colpire per infliggere danni non letali. Quindi può scegliere di infliggere danni letali o non letali come desidera. Molto utile, con qualsiasi arma in mischia, ovviamente, quando fa attacchi in mischia. Molto utile per il lavoro che svolge, cioè devi infliggere danni non letali. Qui c'è una capacità particolare che va un attimo capita. Pronto in attesa. Praticamente contro i suoi obiettivi, lui ha sempre un'azione preparata. Quindi prima dell'iniziativa, se ovviamente è cosciente, se non gli fanno un agguato, prima dell'iniziativa lui fa un'azione in più. È come se avesse sempre pronta un'azione. Può essere quando vedo il mio obiettivo lo attacco. Quando lo vede, lui già attacca. E dopo iniziativa. Quindi è l'azione preparata sempre pronta. La devi disegnare. Può dire quando vedo il mio obiettivo mi nascondo. Prima ancora che l'obiettivo si accorga o ci sia qualche evento, lui già si è nascosto. Pronto in attesa. I suoi riflessi sono superiori a quelli dell'obiettivo. Sempre. Carina, potente, molto potente e carina. Diciamo che è unica. Non l'ho vista in nessun'altra classe una cosa del genere. Terzo livello, inseguimento tenace. Questa mi ha fatto abbastanza ridere quando l'ho vista, ma pensarci è assurda. Praticamente, quando lui fa un inseguimento, infatti parlavo prima di inseguimenti, lui aumenta la sua velocità fino a raggiungere la velocità del bersaglio che sta fuggendo. Non è detto chi sta fuggendo, non è detto che usi sempre le sue gambe. Come detto, cavallo, una creatura volante, un mezzo di locomozione. Ok, il DM lo sa cosa usa, lo saprà magari anche il Segugio. Segugio semplicemente forza la sua marcia. Può aumentare fino ai livelli più alti, fino a più 9 metri il suo movimento per l'inseguimento. Quindi raddoppia la sua velocità quando insegue il bersaglio. Ecco perché ho detto è difficile fuggire dal Segugio. Perché lui ma questo bonus non supera la velocità dell'inseguito. Quindi andranno sempre di pari passo. Per forza. È qui che entra in gioco resistenza fisica e la grande tempra del Segugio. Perché lui lo raggiungerà quando il bersaglio non ce la farà più. Si dovrà fermare, la creatura si dovrà sostare. Alla fine, piano piano, lui raggiungerà l'obiettivo. Non perché andrà più veloce, perché l'obiettivo alla fine non può fuggire. Com'è il detto? Puoi nasconderti, ma non puoi fuggire. Andiamo avanti. Vivo o morto, sempre al terzo livello. Questa compensa in più forza non letale. Quando lui con un attacco. Quindi può anche sempre fare danni reali con attacco in mischia. Manda un bersaglio sotto a meno 2, lo manda direttamente a meno 1. Quindi non può fare colpi che uccidano direttamente se non vuole. Sa sempre trattenere il colpo, non può fare incidenti, quindi non lo uccide accidentalmente. Mandato a meno 1 lo può stabilizzare, lo può salvare se ha le capacità. Molto carina, molto carina. Al quarto livello, dedizione del cacciatore. Questa è particolare. Aggiunge il suo bonus di costituzione ai tiri salvezza sulla volontà contro gli effetti dell'obiettivo.
molto pericoloso contro i maghi, contro creature che fanno attacchi sulla volontà, perché la sua mente, il suo corpo, aiuta la mente a difendersi dall'obiettivo. Comincia a prendere capacità per combattere creature molto più pericolose. Infatti, anche questa è particolare, e diciamo che tutte queste capacità sono pressoché uniche, non si ritrovano in altre classi neanche similari. Molte classi di prestigio hanno capacità un po' similari. Queste sono tutte specifiche per la caccia e per l'inseguimento. Andando avanti, prende la capacità, prende parecchie capacità a ogni livello. Siamo ancora al quarto. Veloce come il vento. Questa è quella che, diciamo, è più carina. Lui praticamente dimezza le penalità al nascondersi e muovere silenziosamente quando fa certe azioni. Sapete tutti che correre silenziosamente o muoversi, o meglio correre quando si è nascosti, ha delle penalità assurde. Lui praticamente le dimezza, rendendo la cosa non più impossibile, specialmente se la si lega ai bonus contro l'obiettivo, tutti i vari effetti. Quindi lui, diciamo, sa fare cose che normalmente non sono previste o nessuno può pensare. Beh, correre furtivamente è assurdo, a meno che non stocchi il terreno. Comunque lui lo sa fare, gli può riuscire. Al quinto livello, colpo menomante. Questa è la capacità più potente che ha, diciamo, nel combattimento il Segugio. Quando attacca gli obiettivi, non solo infligge danni, gli fa diminuire anche il bonus di forza. Veramente potente. Non con un critico, guardate bene, con un attacco riuscito. Cioè, in pochi attacchi lui fa fuori l'obiettivo perché gli dà tutta la forza. Lo storpia. Diventa veramente molto pericoloso, specialmente contro i non incantatori o contro, diciamo, creature non avvezze a difendersi da queste capacità. Una cosa che non vi ho detto, lui può disegnare come obiettivi, e questo forse è il grande limite per cui ho parlato di questa classe, solo umanoidi e umanoidi mostruosi. Quindi questa classe è legata essenzialmente al mondo civile o pseudo-civilizzato. Mostri, non morti, tutte queste creature non sono per il Segugio. Lui fa un altro lavoro. E questa è la classe di prestigio. Mi piace perché è specializzata, quindi dà spunti a gioco di ruolo. Ok, continuiamo. Al sesto livello aumenta quell'inseguimento fino a 6 metri, arriverà al massimo a 9 metri in più e ha un'altra capacità difensiva, mente schermata. Questa praticamente dà una RI contro gli scrutamenti, che è data da 15 più il livello del Segugio. Molto utile se deve inseguire un incantatore perché cerca di vedere dove sarà il Segugio. Oh, non c'è, non lo trovo. Ma come? Se supera l'RI lo trova, ma mica sempre supererà quell'RI. Quindi gli costringe a sprecare più incantesimi o a credere che non ci sia più. Sempre al sesto livello, sì, prende tantissime capacità. Vedere invisibilità. Quindi ti vede, anche se sei invisibile. Settimo livello. Il terzo obiettivo si prende. Localizza creatura. Quindi il Segugio sa sempre dove sarà il suo obiettivo. Comincia, il suo lavoro deve essere molto facile. Si comincia a prendere anche incantesimi. Ovviamente sono limitati a una o due volte al giorno. E sono solo per gli obiettivi, ma non tutti. Questo è solo su localizzare l'obiettivo. Ottavo livello, libertà di movimento. Lo può fare per tot minuti al giorno. Ovviamente non è solo per l'obiettivo, e questo è molto utile perché è un combattente che ha libertà di movimento quando gli serve, che è uno degli incantesimi più utili, perché ha uno di, diciamo, modus talmente versatili che in ogni momento torna utile una libertà di movimento, come l'immunità alla morte. Sono due tipi di incantesimi che ho trovato nel mio tipo di gioco molto, molto, come DM, molto fastidiosi perché tendono
tendono ad aiutare tantissimo i giocatori. Vi consiglio di avere sempre una libertà di movimento, un'immunità alla morte, perché non fatevi ingannare dal nome. Se leggete dettagliatamente, fanno tantissime altre cose. Ma andiamo avanti. Al nono livello prendi o il fatto acuto, cioè o il fatto acuto, che è una delle capacità più forti che hanno i mostri. Lui ce l'ha. Comincia a essere molto pericoloso, non solo per gli obiettivi. E al decimo livello prende Scopri il percorso, che praticamente due volte al giorno lui sa dove deve andare, semplicemente. E questa la può usare anche senza gli obiettivi. Non sono stato a ripetere più volte l'aumento delle capacità obiettivo, inseguimento, perché veramente ogni livello questa classe prende due, minimo due cose, anche quattro capacità in più, cioè è un esploit di cose in più che può fare, ma solo contro l'obiettivo, e quelle senza l'obiettivo sono molto incantesimi di basso livello, semplici, che sono molto di utilità. Concludendo, che mi sono dilungato anche troppo sui Tsegujo, è una classe ricca, piena, forte, resistente, un buon connubio per il gioco di ruolo e un gioco maschio di combattimento, perché Tsegujo è forte in mischia, può essere forte anche a distanza, ma deve avere veramente buone capacità di combattimento per il lavoro che fa. Sa fare tantissime cose, proprio di abilità per quanti ce n'ha, c'ha buone difese, buoni punti ferita. È una classe carina da provare. Quindi, se vi è piaciuto il Segugio, provatelo. Commentate, raccontatemi dei vostri di Segugi, date le solite idee, perché mi piace scambiare commenti con voi. Come sempre, la classe nei commenti. Vi ringrazio, condividete, ci vediamo alla prossima classe. Ciao a tutti!